Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Bentornati in un nuovo video Primark! Dopo un'eternità praticamente, e niente, ora vi faccio vedere le cose che ho acquistato da Primark. Non sono tantissime, sono cose sfiziose più che altro. E niente, non mi dilungo, vi faccio vedere le cose acquistate. Mi hanno detto che da Primark al Fiordaliso a Rozzano c'è molto più assortimento, quindi magari farò un sopralluogo anche lì. Tanto devo andare alla mia mamma, il Fiordaliso è vicino, quindi coglierò l'occasione e un attimino così. Allora, iniziamo dalle cose di casa. Io butto poi tutte le etichette, le cose, disinfetto tutto, dopo vi faccio giusto vedere così. Allora, ho preso questi qua che sono per praticamente la cucina e andranno collocati nel muro antracite. Molto molto bello. E sono fatti così. Sono praticamente dei cuori, vedete, fatti tipo vimini, legnetti, così. Qua c'è questo cuore di legno. Qua c'è il raso che serve per essere appeso. Appunto, ne ho presi due. E questi qui li ho pagati l'uno. Qua non c'è l'etichetta, non so perché. Qua sì. Li ho pagati 3 euro. Che per questa grandezza, queste cose 3 euro, secondo me è veramente poco. Quindi, bravi Primark, non avete alzato i prezzi. Anzi, mi sembra qualcosina. Era un pochettino meno comunque. E poi c'erano anche tantissimi sconti, però non c'era questo grande assortimento. Appoggio tutto per terra, così poi prendo e disinfetto. Poi ho preso questo cerchietto, questo qui è un articolo nuovo perché non l'avevo mai visto, bellissimo, guardate qua come sbrilluccica, questo con i capelli lisci oppure i capelli ricci messo a mezza testa, molto molto bello, fa la sua figura, però secondo me sta molto meglio con i capelli lisci. Questo qui è proprio super sbilluccicoso e questo l'ho pagato 6 euro. 6 euro. Questo mi è piaciuto tanto, proprio mi ha subito convinto e l'ho preso. Aspetta che mentre faccio il video elimino tutto così appoggio lì e poi prima li passo col citrosil, li spruzzo e poi passo. Vabbè, i vestiti si lavano, le altre cose li passo. Passo anche altre cose col pane. Non fate caso che sono rossa, ma l'allergia al polline è qualcosa di pazzesco. Poi, immancabile Funko Pop che ho trovato da Primark. L'ho presa dietro, dietro, dietro. Era bella, immacolata, non era rotta. E sono molto contenta di ciò. Questa qui l'ho pagata 12 euro, che costa comunque meno del GameStop. Questa qui è la numero 42 e alla mia collezione mancava questo Harry Potter. E tra l'altro mancano tutti di questa collezione. Praticamente, dietro vi faccio vedere, questi mi mancano tutti. Quindi di questa wave ho la prima, ce l'ho e continuerò con gli altri. Top. Ho preso questo cuore bellissimo che ha un colore rosa antico molto bello che si va a mettere così su una mensola, su un mobile, su qualcosa. È in ceramica e il colore è veramente molto molto bello. È un rosa antico con una punta di beige e mi è piaciuto tanto. Questo qui l'ho pagato 4 euro, molto carino. Ora passiamo col mega sacchetto, mega col sacchettone. Allora, ho preso questi quadernini di Harry Potter, che qua vediamo che c'è Luna, Hermione e non mi ricordo mai come si chiama lei.
Ginny Weasley, Ginny, credo Ginny, sì, la sorella di Ron, e sono tre praticamente quadernini. Pagati 2,50 euro. Questi qua vanno bene anche da inserirli nelle agende, carini. Allora, questa è fatta così, la fantasia, molto carina. Qua è fatta così, in questo modo, avanti e dietro. E questa è fatta con tutti i loghi. Questa è così. E dietro ha tutti i loghi di Hogwarts. E dentro è fatta, che carini, dentro hanno lo stemma di Hogwarts e sono tutti a righe. Sì, no, tranne questo che è tutto bianco. Interessante, ciò, anche questi andranno disinfettati. Poi, sempre di Harry Potter per 3,50 euro. Ho preso questo astuccio molto bello che lo userò per altre cose. Come vedete, richiama la fantasia dei quadernini e dentro ha praticamente, aspettate che rimuovo subito il cartellino, butto nel cestino, fa anche rima. Dentro troviamo un altro quadernetto che è identico a quello che vi ho mostrato, quindi ora ne ho quattro. Poi ci sono anche gli sticky note, bellissimi. Poi troviamo due matite, sempre che richiamano la stessa fantasia. Poi c'è un righello, carino. Un temperino, sempre con le stesse fantasie. Poi abbiamo, aspettate che rimetto dentro, un set di gomme. Carinissime, sono proprio belle queste qua. Sono per gli appassionati di Harry Potter, amanti di Harry Potter, da avere assolutamente. Poi qui abbiamo lo scontrino che vado a buttare via, che non mi serve. Allora, ho preso, siccome dovevo proprio prenderlo questo, perché siccome mi dite che sono una bugiarda, allora ho preso il pigiamino di Pinocchio, ragazzi. Mi sono adeguato, ho preso Pinocchio. Guardate qua che bello. Allora, questo qua è il pezzo di sopra che è fatto in questo modo, bello, largo. Ma questa qua, sinceramente, è una maglietta che io userò anche per uscire, perché non si capisce che è del pigiama. E in allegato, insieme a il suo pantaloncino, molto molto carino. E questo completo, ragazzi, l'ho pagato 11 euro. Aspettate, qui c'è l'etichetta col grillo parlante. L'ho pagato 11 euro, molto molto bello, che sbatto là, che lo devo lavare. Poi io, uno dei miei personaggi preferiti della Disney è Mulan, e quando l'ho vista, cioè dico, tipo sono impazzita e ho dovuto prenderla. È una camicia da notte, aspettate, è una camicia da notte di Mulan, ragazzi. Allora, dato per cominciare, è rosa, questo bel punto di rosa, pagata 7 euro. Ed è fatta in questo modo. Guardate che bella. Bellissima. Dietro è rosa liscia, bella, larga, insomma, aspettate, ecco. Molto bella. Cioè, io la amo. Non vedo l'ora di lavarla per poterla indossare. Poi, come ultimo capo di vestiario, ho preso questo. Allora, è un completo. Qua abbiamo i pantaloncini che hanno anche, sono rifiniti sul lato, sulla gamba in fondo di Harry Potter. Qua troviamo Hogwarts e tutte le impronte della mappa del malandrino. Butto là.
Ovviamente è un completo, eh. Viene insieme alla sua canotta, che è questa. Adesso ve la faccio vedere. Molto molto bella. Fatta in questo modo. Nera. E questa qui l'ho pagata 8 euro. Ho preso la taglia 2XL perché diciamo più sono larghi meglio è. Poi ho preso questi fantasmini colorati, 5 paia, allora uno rosa, uno neon giallo, questo qui giallo nero un po' mix, un verdone, questo è tutto nero e questo qui è un grigio melange, come l'ho detto, e questi qui 5 paia di fantasmini li ho pagati 4 euro. Anche questi adesso li tolgo dal cartone. E li vado a lavare. Poi ho preso questo set da 3 di elastici, questi qui neri così sono molto comodi. Sono degli elastici che cercavo da tempo, li ho trovati e li ho presi. Questi qui 3 elastici fatti così li ho pagati 1,50 euro. Adesso anche questi io li vado a lavare, anche gli elastici si possono lavare tranquillamente, ragazzi. Non è la prima volta che lavo elastici e ovviamente quelli fatti così, ecco, così sono lì che li lavo. Poi ho preso questo che era già da un po' che lo volevo prendere, l'ho pagato 3,50 euro. È fatto così, vedete che cos'è? Allora, questo dovrebbe essere. Se lo apro, faccio vedere perché vedete che qua ha uno scovolino. Adesso vediamo insieme che cos'è, a cosa serve. Allora, questa qua è una cannuccia, ragazzi. È una cannuccia, ha in dotazione assieme allo scovolino, praticamente, questo qui, che va a. Vedete? Serve per pulire le cannucce. No, io adoro, ho lo scovolino per pulire le cannucce e in più qui c'è una cannuccia in silicone. Carina sta cosa, ma più che altro io l'ho preso perché era uno scovolino per pulire le cannucce. Sapete, le cannucce che vengono insieme ai bicchieri, quelli di plastica, per pulirle bene dentro. Questo qui, uno scovolino veramente. Cioè, adatto, e in più c'è questa cannuccia in silicone. Top, ragazzi. Bene, poi come ultimi prodotti ho lasciato un po' dentro con la mano. Io ho preso 6 pacchi di ammucchini da 2, quindi per un totale di 12. Però guardate la convenienza e non è finita qui. Allora, queste qui le ho pagate a confezione, che ce ne sono dentro due, 1,50 euro. Ci sono dentro due, le ho pagate 1,50 euro. È super conveniente comparandole alle mucchine che comunque si trovano adesso, però costano comunque sui 2,90 euro, 3 euro. Questa qui praticamente a flaconcino viene 75 centesimi ed è veramente un ottimo prezzo. Ho preso 6 pacchi, quindi per un totale di 12 ammucchine. Metto qua che poi le tolgo dall'involucro. Altre due perché ce n'erano solo due di questo tipo. Questo qui è un'altra profumazione sensitive. 2 pacchi, ovvero 4 ammucchine. Le ho pagate sempre 1,50 euro. E niente, questa è un'altra profumazione. Quelle sono blu e questa è quella cosa da viola. E poi c'è anche quello con verde con l'aloe, però non c'era, c'erano solamente queste due che erano rimaste. E quello che ho visto, le ho prese tutte, ragazzi. Così ho fatto mega scorta per 1,50 euro ogni due ammucchine. Secondo me è un ottimo rapporto qualità-prezzo. E poi questo qua. Va benissimo, è ottimo veramente, ragazzi. Ve le consiglio di andare da Primark e prendere queste.
Bene ragazzi, questo era il mio video haul fatto da Primark. Come vedete, ho preso più che altro oggetti, a mucchina, tre pigiami e delle calze perché comunque non c'era tanto. Però qualcosina sono riuscita a prendere, vabbè, Funko Pop, cerchietto, gli elastici, cose sfiziose. Comunque si trova sempre qualcosa. Bene, io vi mando un bacione, devo lavare le mani, quindi lo mando da lontano. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere se anche voi siete andati da Primark, che cosa avete preso, se a quello di Rozzano c'è più roba veramente, o se siete andati a quello di Arese, insomma fatemi sapere qua nei commenti. Ringrazio tutti quanti che siamo arrivati a 73.400 iscritti, grazie, 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 e noi ci vediamo col prossimo video. Un altro bacione e alla prossima, ciao!